come possono aiutare le nuove tecnologie a realizzare delle città davvero intelligenti? Beh, le tecnologie aiutano, ma non è la panacea. L'importante è utilizzarle in maniera sapiente, come ho detto nel mio intervento. Anzi, vorrei dire riutilizzare già in maniera ancora più sapiente quelle disponibili, e in tutto questo chiaramente c'è bisogno, come è anche stato ribadito, di una visione architetturale che ne massimizzi il ritorno. Quindi è necessario avere una chiara idea di quello che deve essere il progetto di integrazione di quella che è l'intelligenza, come ho definito, distribuita su un territorio, in un'ottica integrata, per consentire a chi opera sul territorio per conto di tutti noi cittadini possa prendere decisioni migliori in termini di pianificazione, ma soprattutto possa anche gestire l'ordinario in maniera più efficiente e efficace. Magari poi tutto questo si traduce in meno tasse da pagare, migliore qualità della vita, forse, non è detto, però comunque ci sono grandi opportunità che le tecnologie coniugate con una ingegneria di sistema che abbia una visione ed anche una proiezione sostenibile possono realizzare. Ci sono secondo lei in questo momento strumenti che sono sfruttati a pieno e altri invece che sono un po' sottovalutati, magari su cui si potrebbe puntare di più? Sicuramente l'Italia anche in questo campo si dimostra un po' il paese dei campanili, cioè ognuno poi alla fine fa le stesse cose che un altro campanile vicino ha già fatto. Bisogna vedere questo nuovo mondo con un approccio più di squadra, proprio per fare sinergie, fare economie di scala e di scopo, e quindi risparmiare e avere maggiori risorse per fare cose nuove. Cos'è che si fa di più? La sua domanda, sicuramente c'è molto sulla mobilità, o diciamo c'è abbastanza, ma non è sufficiente. Bisogna portarla a livello nazionale, ne parleremo domani qua in maniera diffusa. Si inizia a fare qualcosa sull'energia, ma è ancora troppo poco, c'è molto che si può fare, e credo che ci sia abbastanza sulla sicurezza, ma anche sul tema della sicurezza le nuove tecnologie possono dare un plus ulteriore, sia dal punto di vista di aspetto security, quindi la sicurezza di poter girare per le nostre città, di poter andare a manifestazioni con tranquillità con tutte le nostre famiglie, sia anche da un punto di vista di safety, quindi muoversi in una città con maggior agio, con maggior tranquillità, non da un punto di vista di aggressione o via dicendo. Poi ci sono altri temi che possono essere affrontati, molto interessanti, molto importanti per l'Italia, che sono quello per esempio di soluzioni smart per il turismo, per il cosiddetto cultural heritage, quindi tutto il nostro patrimonio, beni culturali, museali e via dicendo, che possono favorire un miglior sfruttamento, in senso positivo del termine, di quello che è un patrimonio storico che solo noi abbiamo, gli altri non hanno, quindi compensiamo la mancanza di risorse naturali con qualcosa d'altro.